Osservando una colonia di formiche all'interno del proprio nido, composta da molti esemplari che insieme si prendono cura della regina e della prole, nutrendo, pulendo e proteggendo la sovrana e la sua discendenza, non posso non pensare a quanta armonia, organizzazione e quanto altruismo caratterizzi questi insetti sociali. Vespe, api e formiche sono l'esempio perfetto di collaborazione tra singoli individui all'interno del proprio gruppo, dove sembra che la pace e l'armonia regnino sopra ogni cosa. Oggi ti spiegherò un po' di cose che ti faranno riflettere su quello che, apparentemente, sembra essere pacifico ed altruistico all'interno di una colonia di formiche che possiamo tranquillamente chiamare superorganismo. Le formiche sono esseri eusociali. Le caratteristiche dell'eusocialità sono la suddivisione del lavoro in caste, funzione riproduttiva limitata ad una unica o poche femmine, sovrapposizione e ricambio generazionale e cooperazione nella crescita della prole. I biologi ci riportano come funzionano le società delle formiche, ma quale fu il vantaggio della vita sociale a partire da 100 a 120 milioni di anni fa nelle vespe ancestrali che si sono trasformate in formiche? Lo vedremo più avanti. Oggi la teoria più accettata è quella della selezione per parentela, che è una forma modificata di selezione naturale. In pratica si sosteneva che gli atti compiuti da un singolo individuo possono favorire o penalizzare certi geni presenti nei parenti. Cercando di spiegarlo in maniera spiccia, è come se nella mia famiglia ci fossero due sorelle, una delle quali ha due figli e l'altra, per un problema qualsiasi, non ne ha potuti avere e decidesse invece di aiutare la sorella che ha la prole. Ecco, il concetto è proprio questo: la partecipazione da parte di chi non può riprodursi, collaborando per crescere la prole nata all'interno del gruppo familiare di chi invece ha la possibilità di mettere al mondo figli. Nel 1963 il genetista britannico William Hamilton dà una svolta fondamentale a questa teoria, la teoria della selezione per parentela. Egli affermò che gli imenotteri, ovvero l'ordine di insetti al quale le api, le vespe e le formiche appartengono, sono geneticamente predisposti a diventare sociali a causa della modalità con cui ereditano il sesso. Cerchiamo di chiarire questo concetto. Normalmente un padre e una madre, quando generano dei figli, partecipano con metà del proprio corredo genetico ed i figli che nascono ricevono cromosomi dalla parte del padre e dalla madre in egual numero. I fratelli e le sorelle nati sono molto simili tra loro poiché ricevono lo stesso patrimonio genetico. Ecco, nelle formiche sta cosa te la puoi scordare. Intanto il metodo riproduttivo delle formiche è l'aplodiploidia, un fenomeno strano ed affascinante allo stesso tempo, grazie al quale la regina, o meglio dire l'unico membro della colonia che si riproduce, è in grado di stabilire il sesso della futura prole. Come? Semplice, ma non troppo. La regina è in grado di deporre uova fecondate, dette diploidi, dalle quali nasceranno femmine, e uova aploidi, non fecondate, che hanno un solo set cromosomico proveniente dalla regina, che origineranno maschi. Per quanto sia strabiliante, non è finita. Di fatto le uova aploidi che origineranno maschi daranno vita a maschi che non hanno un padre, giacché il loro corredo genetico composto da singolo set cromosomico proviene dalla madre, come fossero dei cloni della madre ma in versione maschile. Incredibile, no? Ma non è finita qui. Hamilton notò che, avendo le femmine di menotteri sia una madre che un padre, ciascuno dei quali contribuisce con un uguale numero di geni, le madri condividevano metà dei propri geni con le figlie. È quel che accade di solito nel regno animale. Ma nelle formiche, le sorelle, ovvero tutte le operaie, hanno in comune tre quarti dei loro geni. Questa parentela eccezionalmente stretta è dovuta al fatto che il loro padre deriva da un uovo non fecondato e perciò non ha un miscuglio di geni, come normalmente avviene, ma ne porta una sola serie derivante dalla madre. Aggiungendo che le uova appena deposte vengono avvolte da un feromone della regina, che metterà a riposo le ovaie delle future nate, il gioco è fatto. Quello che nascerà sarà uno stuolo di figlie, sorelle tra loro, geneticamente identiche tra loro per tre quarti. Ecco creato un intero esercito di servitrici, non in grado di riprodursi e assoggettate, un po' per questioni genetiche ed un po' per costrizione, ad una sola, singola femmina capace di generare. La regina, la mamma. Di mamma ce n'è una sola. Questo si chiama socialità, altruismo. Quindi una formica operaia, indipendentemente dalla casta di appartenenza, è un essere sociale, non tanto per volontà, ma per selezione genetica. Lei è altruista perché sua madre, la regina, ne ha deciso il sesso, il ruolo, le ha tarpato la possibilità di riprodursi, l'ha resa geneticamente identica alle altre sorelle per tre quarti.
incapace di cavarsela da sola, un'operaia senza lo scopo principale di ogni essere vivente, relegata a ruoli di contorno, marginali, cosa potrebbe mai fare se non un buon viso a cattivo gioco? Bene, semplicemente quello che fa, si occupa dei parenti senza lasciare eredi. Nel mondo animale, lo sappiamo bene, lo scopo principale è la perpetuazione della specie, che ovviamente avviene tramite la riproduzione. Ogni singolo si adopera per la caccia, la deposizione delle uova o il parto dei piccoli, applicando le cure parentali magari per mesi e mesi, se non per anni, come nei primati. Lo sforzo per un singolo è enorme, in termini di energie, risorse e tempo. Con le formiche funziona diversamente, ma ovviamente anche con le vespe e le api. In pratica, il comparto di operaie, magari diviso in caste, unitamente alla regina, formano una colonia. La colonia è di fatto il superorganismo. Il superorganismo ha una struttura fortemente rigida, composta dalla casta dei riproduttori e da quella delle operaie che seguono delle regole ben precise. Ognuno ha un proprio compito e guai a sgarrare. Volendo analizzare meglio, si potrebbe dire che l'unico elemento indipendente potrebbe essere proprio la regina. La regina nasce all'interno di un superorganismo, la colonia che le ha dato origine, viene accudita dalle sorelle, operaie che non possono riprodursi, fino al momento in cui si stacca dalla propria famiglia ed inizia una nuova esistenza. Se vogliamo guardarla in un altro modo, la regina è un egoista del c***o. Al principio Shama corre dei rischi per poter fondare una colonia e quindi realizza lo scopo principale per il quale ogni essere vivente porta avanti la propria specie sulla Terra. Quindi affronta il pericolo di dover essere predata, si scava una tana per ripararsi e per mettere al mondo la prima generazione di figlie. Si occuperà della prole e per le specie semiclaustrali la regina dovrà anche uscire a caccia proprio per poter nutrire le larve della sua prima generazione. Poi, dopo tanta intraprendenza, si siede sul proprio culone grasso e basta. Depone uova ad oltranza, non fa più nulla o quasi, non ha nemmeno un ruolo attivo di dominanza. Si fa nutrire dalla schiera di figlie semischiave, si fa lavare, trasportare da una parte all'altra come se fosse un'inferma. Studi scientifici recenti riportano che il cervello delle regine, dopo la fondazione, addirittura si riduce di volume. In pratica, una regina riduce talmente tanto le proprie attività a favore dell'unica per la quale è nata, la deposizione, e non ha bisogno di fare altro. Tutto è demandato ad altri elementi della colonia, la cura della prole, il procurarsi il cibo, l'ampliamento del formicaio, la difesa del territorio. Del resto è la fondatrice di un superorganismo che segue delle regole strettissime, ricordi? Ognuno ha il proprio compito, la regina deve deporre uova, che faccia solo quello. E lo fa bene, generando da migliaia fino a milioni di uova nell'arco della propria esistenza. Quindi, il superorganismo, come concetto, riesce a relegare ad un singolo ruolo anche la regina, che era partita in modo davvero splendido, paragonabile ad una vespa solitaria, competitiva, intraprendente, sprezzante del pericolo, impavida guerriera. Tutto questo è un comportamento naturale ed evidentemente è un modo di agire che ha successo da decine di milioni di anni. Quindi possiamo porci delle domande. Perché si è creato un superorganismo dove viene penalizzata la potenzialità di ogni singolo elemento a favore della comunità? Sono molte le risposte plausibili che possiamo trovare. Intanto, una abbastanza scontata è che l'unione fa la forza. Vero, se in un gruppo tutti collaborano per il raggiungimento di uno scopo, gli sforzi vengono divisi e il risultato sarà quasi garantito e di miglior grado. In un superorganismo, lo scopo è sempre quello, perpetrare la specie tramite riproduzione. Se releghiamo ad un singolo l'onere riproduttivo, liberandolo di tutti gli altri compiti gravosi, il risultato quasi certamente sarà più facile da raggiungere e con numeri più elevati. Questo potrebbe essere indubbiamente un vantaggio. La regina depone, le operaie prive di spirito competitivo si occupano di tutto il resto. Nella stagione riproduttiva, la regina potrà generare un altissimo numero di formiche sessuate che tramanderanno i geni della regina madre. Insomma, scopo raggiunto in termini di conservazione della specie. Mission complete. Numero diverso da quello raggiungibile se la regina dovesse svolgere anche tutti gli altri compiti. Quindi, una comunità ben strutturata raggiunge risultati nettamente migliori di un singolo individuo. In altri termini, meno fiabeschi, la regina mette al mondo un gran numero di figlie che dovranno prendersi cura delle future sorelle,
più fortunate, che saranno capaci di trasmettere i propri geni, a discapito di altre sacrificate in innumerevoli mansioni che mirano a dare alla regina la possibilità di soddisfare un istinto, quello riproduttivo, represso nella stragrande maggioranza delle proprie figlie. Incredibile. Il superorganismo viene studiato anche in altri ambiti. Senza voler entrare troppo nello specifico, diciamo che se ne studia l'impatto nell'ambiente in cui vive, la capacità di modificare il proprio ambiente. Lo scavo dei nidi arieggia prati e sottoboschi. I superorganismi, ovvero le colonie granivore, hanno la capacità di modificare il numero e le specie di vegetali nel territorio in cui abitano. Altri superorganismi riescono a ridurre o aumentare i parassiti dei vegetali. Vedi la cura degli afidi. Addirittura a modulare il numero degli altri insetti che vivono nel territorio di un superorganismo. Molti evoluzionisti considerano il superorganismo al centro di un ipotetico ecosistema che vede invece tutti gli altri insetti come marginali rispetto alle potenzialità che una colonia può esprimere nel territorio che occupa. In merito al superorganismo possiamo anche porci una domanda, ovvero così tanta evoluzione da parte di un numeroso gruppo con rigidissime regole e distribuzione del lavoro riuscirà a sopravvivere dato il veloce cambiamento della Terra? Un singolo, probabilmente, date le generazioni che si susseguono più frequentemente, potrebbe facilmente adattarsi. Ma una colonia, un insieme di singoli con caste caratterizzate da specializzazioni, riuscirà nella corsa all'adattamento? Beh, le formiche esistevano quando c'erano i dinosauri. Sono del parere che ci saranno anche quando noi umani saremo estinti. O almeno, visto che le formiche sono la mia passione, vorrei che andasse così. In merito alla specializzazione di ogni colonia, c'è un importante elemento da considerare, la comunicazione. Ma non voglio scendere troppo in merito, anche perché l'argomento è davvero interessante e comprende molti altri aspetti e sarà il tema di un prossimo video. Dico soltanto che un superorganismo è così unico da generare una propria forma di comunicazione grazie all'odore caratteristico, proprio, diverso da tutti gli altri superorganismi, colonie, anche della stessa specie. Un discorso ancor meno mieloso sulla socialità delle formiche, che sembra essere tutto peace and love, almeno per la stragrande della maggioranza delle specie, va fatto in merito alle ponerine. Per loro la vita è meno semplice, forse è meglio dire meno subordinata. La natura le ha lasciato parte della competitività, ha lasciato molti tratti di individualismo. In pratica, hai la fortuna di nascere a regina. Devi deporre, certo, non milioni di uova, ma devi sempre stare attenta, guardarti le spalle, perché c'è sempre una tua figlia che magari decide di farti la pelle. Tra sorelle, poi, è lotta ogni giorno. Tutte che cercano di rimettere al proprio posto le altre. Insomma, una famiglia di parenti serpenti, fin da piccoli. Le larve devono essere tenute in un ambiente a parte rispetto alla stanza dove vengono tenute le uova o gli stadi larvali giovanili, poiché queste verrebbero mangiate senza troppi complimenti da quelle più grandi, sempre affamate. Tra gli adulti la lotta tra tolleranza e aggressione raggiunge equilibri a volte precari. Insomma, il trono di spade è una favoletta per bambini al confronto. La pagnotta, poi, esci da sola e portatele a casa. Inutile chiamare le altre per un aiuto, sei una cacciatrice solitaria. E quando la regina muore, la madre, in verità, si compete con le sorelle per accaparrarsi il diritto di riprodursi. Insomma, le lotte per l'eredità. A conclusione di questa descrizione, solo in parte, del superorganismo, voglio riportare quanto narrato in un documentario che parla di formiche legionarie. La citazione proviene da uno dei primi studiosi di questo genere, che ha passato settimane e settimane, notte e giorno a seguire i percorsi e le fasi riproduttive, le fasi nomadi e stazionarie di questa specie che vive nella foresta amazzonica. Eciton Burkelli. Dice Eciton Burkelli! Immagina di avere all'incirca 700.000 sorelle con le quali condividi una sorta di abitazione nemmeno troppo grande. Non hai nessuna possibilità di avere uno spazio personale, un angolo tutto tuo. Vivi a stretto contatto con loro, a così stretto contatto che cerchi di scavalcarle mentre loro ti camminano in testa. Nel frattempo, tua madre depone circa 100.000 uova, una dopo l'altra, una alla volta. Tuo padre ha lasciato il suo sperma più di un anno fa e poi è morto. Ma non solo, tua madre deporrà 100.000 uova ogni 35 giorni, per il resto della sua vita. Lei non è assolutamente interessata a queste uova e a tutte le sorelle che nasceranno, e nemmeno a te. Tu devi nutrirle e prendertene cura tutti i giorni, 24 ore al giorno. Ma non solo,
Tu devi trasportare di peso tutte quelle future sorelle tutte le notti in una marcia migratoria a caccia di cibo. O non avrai cibo da offrire a quelle neonate ancora in stadio larvale ed affamatissime. Fortunatamente per te, quelle 100.000 sorelle cresceranno in un paio di settimane e si prenderanno una pausa di 3 settimane, durante le quali diventeranno delle puppe che non hanno bisogno di mangiare. Dopodiché prenderanno posto nella colonia, lavorando duramente come te per il resto della propria vita. Ma andiamo ancora oltre con l'immaginazione. Tu sei cieca, come tutte le tue sorelle. Sei poco più grande di 1 centimetro e ti viene chiesto di uscire di casa ogni mattina cercando un qualsiasi piccolo animale che devi uccidere. Tu non fai questo da sola, ma in uno sciame, un compatto gruppo di 50.000 sorelle. Dal momento che sei cieca, devi cacciare usando l'olfatto, il tatto ed il gusto, usando dei sensi così straordinariamente sviluppati che voi umani incominciate solo ora a comprendere. Benvenuti nella nostra famiglia, una colonia di formiche, un superorganismo. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.